Benvenuti a una nuova puntata dello scaffale della cultura. È stato appurato che si comincia a leggere da bambini. Se uno non impara a leggere da bambino poi non leggerà più e noi sappiamo che colui che legge vale di più di colui che non legge, al di là di qualsiasi eh, approssimazione. Siamo in compagnia di Giuliana Saletta e di eh, Marta Francioli. Giuliana Saletta è l'editrice, è l'ispiratrice di un giornale per i bambini che si chiama Echino, giornale bambino. Eh, Giuliana, vogliamo parlare di questo giornale, come nasce, eh, che cos'è questo giornale per i bambini? E in particolare parliamo dell'ultimo numero che è attualmente in giro per l'Italia, no? Sì, 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 è appena uscito il, il terzo numero di Echino Giornale Bambino che nasce qui nell'Ossola, tra l'Ossola e il Verbano perché io sono, eh, come dire, la, la sua penna, l'ideatrice eh, dal punto di vista eh, così della, della scrittura mentre Elisa Squillace, eh, che è la sua illustratrice, quindi la sua matita, vive a Giffa quindi, insomma, è proprio un personaggio eh, dei nostri laghi e monti Vive, vive qui, è nato qui, poi si è allargato a dicembre del 2012, eh, ha cominciato ad uscire in tutta Italia, il primo numero è stato il numero natalizio, eh, dopodiché c'è stato un numero primaverile perché il giornale di Echino esce trimestralmente e adesso è arrivato finalmente nelle librerie e nelle edicole anche il numero estivo, eh, quello con tutti i, i giochi per l'estate, interviste, tanti, tante cose che i bambini possono fare durante l'estate, da soli o con i genitori e con i nonni. Per dare importanza alla trasmissione, anche, no? Giuliana Saletta, eh, vogliamo dire eh, dei tuoi successi internazionali, cioè eh, questa, questa esperienza non è. Circoscritta alle montagne Ossolane, uno Varese, ma è arrivata giù anche nel sud Italia, in Val d'Aosta. Bantiamoci un po' giustamente sì, va bene, va, non, non è nel mio stile ma no. facciamolo pure una volta ogni tanto no, eh, sicuramente vabbè, eh, sono quasi dieci anni adesso che, che scrivo e, e collaboro con diverse case editrici la, la casa editrice Mamma Online è l'editore che si è preso in carico questo bellissimo compito di, e anche questo sogno bellissimo di Echino però poi collaboro anche con La Spiga con Book Editore con Verdone Editore, insomma sono tanti gli editori con i quali collaboro e in modo particolare con, eh, con la spiga ho, ho girato parecchio l'Italia perché mi hanno chiamata ad Ancona e sono stata anche a, a Bari dove ho incontrato 900 bambini nel giro di, di un paio di giorni per presentare fra l'altro un libro molto bello che è Mai Più ed è una storia eh, tipicamente del, della nostra zona perché Alberto Peretti è un ex internato militare italiano e la sua storia è finita su questo libro che viene letto per la giornata della memoria in tutta Italia. Quindi siamo in compagnia di persone importanti. Adesso allora passiamo ad un'altra persona importante. Ehm... Marta Francioli ha avuto la sventura di essere mia studentessa al liceo per ben tre anni, sopravvissuta tranquillamente. No? Ecco. E poi all'università eh, ha fatto il corso, eh, ma facciamolo dire a Marta. Eh sì, eh, mi sono poi laureata in Scienze della Formazione e adesso insegno nella scuola dell'infanzia con i bambini dai 3 ai sei anni. Con Giuliana c'è stata da subito una collaborazione perché leggendo i suoi libri, le sue storie così avvincenti, così appassionanti per i bambini, è nata subito l'idea di fare e di proporre dei laboratori ispirati a questi racconti. All'inizio dal libro di Viola che è ambientato nell'Alpe d'Evero, quella da, da cui noi veniamo così e a cui siamo molto affezionate, e poi anche quei racconti di Echino e tutti i, quelli che sono contenuti nel giornale. Così è nata l'idea di fondare insieme a lei ed altre due nostre amiche un'associazione culturale che si occupa di proporre sul territorio laboratori per i bambini. L'associazione si chiama Le Mirtille Creative, proprio per ricordare il nostro legame con l'Alpe Devero, quindi questo frutto tipico del, di Devero opera nella zona e si pone come obiettivi quelli di innanzitutto di avvicinare i bambini alla lettura perché i nostri laboratori partono sempre dalle storie e sono sempre storie di, di Giuliana e, e poi quello di avvicinarli alla natura perché tendiamo sempre all'utilizzo di materiali naturali o piuttosto che fare i nostri laboratori all'aperto in montagna, al riciclo perché i materiali che utilizziamo sono tutti di riciclo. E, e soprattutto allo stimolare la creatività che oggi molto spesso Perciò. viene soffocata certo. Certo. e invece è una, riteniamo sia una capacità fondamentale per i bambini per affrontare il mondo complesso che, con cui hanno a che fare oggi. Quindi... Quindi allora tu come esperta mi, ci puoi dire, ci puoi assicurare che l'uso di Echino nelle scuole può servire eh, a stimolare nei bambini la voglia di eh, lettura, non tanto perché tu sia sponsor di Giuliana Saletta, ma perché lo usi e incorporevili e vedi che ha dei risultati. Le mirtille creative eh, fate delle cose dei laboratori particolari, poi mi pare che facciate anche giocare, cioè giocare, sì, i bambini, no? Eh, eh, Qual è cioè, l'esperienza che hai avuto, le soddisfazioni che ne hai, che ne hai mm, ricavato? Eh, sì, noi eh, un altro degli obiettivi è quello di riuscire a far socializzare i bambini tra di loro, ma anche di riuscire a renderli indipendenti e autonomi sia nel gioco che nell'attività nell di creazione. Il nostro ruolo è quello sempre di predisporre un ambiente che sia leggibile, che sia fruibile da tutti i bambini e poi noi tendiamo a lasciarli fare. Vale e vediamo che all'inizio continuano a chiederti va bene così, posso fare così, dopo un quarto d'ora nessuno chiede più niente, tutti fanno da soli e quindi noi aiutiamo proprio i bambini a fare da soli, a sentirsi liberi di creare tutto quello che gli viene in mente. Abbiamo esaurito L'argomento echino no? Però tu hai già pubblicato, non so, hai già scritto non so, 20, 20 libri, trend, poi le, 20, eh, forse no. no. Comunque, la, mi ricordo La Mulca guendalina citavi un momento fa, mai più, no? E poi eh, Strocca, che fila, fila che strocca, cioè che fila strocche per bambini. Questi libri, Giuliana, sono fatti per essere letti ai bambini o possono leggerli già anche i bambini? Non so se. La domanda è chiara. Mm. Chiarissimo. Eh, alcuni sono fatti per essere letti ai bambini, altri invece sono fatti proprio perché i bambini li possano leggere. Addirittura eh, un paio de dei miei libri eh, sono stati scritti con accorgimenti particolari per i bambini che hanno disturbi de specifici dell'apprendimento. Quindi eh, viene facilitata la lettura proprio per questi bimbi. Certo. Leggiamo... Una filastrocca? Sì, sì, Perché sì, questa è proprio cosa? la prima filastrocca che, che ho pubblicato, il primo, primo libro che ho, che ho pubblicato è una raccolta di filastrocche. E il primo una... libro è il primo figlio, eh? Eh sì, eh, sì, eh, sì, sì. sì ci sì, siedono sì. affezionati, <ride> no? Ecco. La filastrocca si intitola La ranocchia intellettuale e dice così. C'era una ranocchia seduta su una pannocchia, leggeva il giornale con un grosso canocchiale, Passò di lì un bambino che non si stupì affatto, salutò con un inchino e disse al suo gatto, «Faresti bene anche tu a leggere di più». <ride> Faresti, ecco, bellissimo, no? rana, gatti, canocchiali, perfetto. Eh, il riscontro, cioè, uno fa delle cose, no? E le fa per avere dei riscontri, se no... O uno è un solipsista, ma le abbiamo dei riscontri, eh, hai già parlato del, dell'estero, no? Ancona, Val d'Aosta, quelle cose lì. No? Sul territorio queste cose vengono usate nelle scuole, vengono apprezzate. Non lo so, hai, un, hai una risposta. Dunque, ho alcune risposte eh, da, da alcuni insegnanti che mi vogliono molto bene e lavorano tantissimo, e, e gli insegnanti che hanno iniziato a lavorare con Echino e anche con Ossola Junior, del quale sono responsabile, eh, di, dicono di avere veramente dei grossi stimoli da, da proporre ai bambini e i bambini sono eh, così molto più eh, propensi alla scrittura, alla lettura, avendo questo, questo riscontro poi sul giornale, e, eh, sul giornale online e sul giornale cartaceo. Fra l'altro, sull'ultimo sull numero di Echino c'è proprio un articolo scritto da alcuni bambini, quindi il mio scopo, il mio obiettivo è proprio quello di coinvolgere i bambini il più possibile, di farli scrivere e di farli leggere. Eh, sarebbe bello se ci fosse magari ancora più... Una maggiore riscossa. Sì, maggiore Collaborazione. Non accontentiamoci mai, Giuliana, no. No, questo è il concetto. Torniamo da Marta eh, Francioli, che lavori con bambini da 3 a 6 anni. No? E in questa età così bella, così importante no? eh, già possono già leggere cioè come, 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 come vengono avvicinati a queste cose penso solo alle immagini o già qualcuno riesce a leggere delle parole a questa età? ci sono dei bambini di 6 anni, 5 anni pronti per la scuola primaria che già leggono e a quell'età comunque è un interesse che nasce spontaneamente vedi che iniziano a leggere le scritte sui muri a chiedere mm. cosa c'è scritto però già dal primo anno noi leggiamo tantissimo ai bambini ed è l'attività che loro amano di più nella quale riesce ad ottenere il tempo di concentrazione più lungo oh. sì sì sì, la lettura di libri è a loro, per loro è veramente affascinante ed è bello proporre proprio cose varie, non solo libri ma anche il giornale, racconti brevi chiedere a loro di inventare delle storie magari scriverle e poi rileggerle insieme questo a loro piace tantissimo, si sentono protagonisti e, e come dicevamo, stimola tantissimo la creatività anche questo tipo di attività. Questo è molto bello, mi fa molto piacere che i bambini ascoltano volentieri quello che si legge, ma non penso qualsiasi cosa si legga, cioè deve avere quello che voi leggete, proponete, deve avere Marta qualche caratteristica, no? gli animali, la, la sars, non so, il terrore, la paura. Ma io sono dell'idea che col modo giusto si può leggere di tutto ai bambini. Certo bisogna creare prima le... le, le... Mm, l'ambiente giusto, quindi che sia coinvolgente e poi essere, spiegare prima cosa si sta leggendo oppure creare un effetto sorpresa. Secondo me l'insegnante deve essere eh, la regista perfetta che crea le condizioni che i per cui i bambini eh, si interessino e ascoltino bene quello che si sta leggendo. Però detto questo penso che nel modo giusto si può proporre di tutto ai bambini. Voi capite che è stata mia lieva, eh? naturalmente, non invano. vano. Eh? <ride> Finiamo con la, la senatrice eh, Giuliana Saletta. Insomma, ecco. Allora, eh, cosa possiamo dire? Da dove nasce tua, questo tuo interesse eh, per queste cose dedicate ai bambini? Dal fatto che sei madre di tre figli? Non lo so. Eh, mh, ci sarà una motivazione no? che ti spinge a lavorare in questo nobile campo per far sì che... I bambini si avvicinano alla lettura, ma sì, sicuramente il fatto di, di essere madre di, di tre figli mi ha, mi ha dato molti stimoli. Eh, spesso io ho scritto per i miei figli perché, eh, e lo dico sempre, quando incontro i bambini, dico sempre: guardate, le parole volano, una volta dette scappano via. Ma se scrivete alla mamma, al papà, ai nonni un bigliettino con scritto oh, Ti voglio bene, quel bigliettino resterà per tutta la vita e quindi in questo modo cerco di far capire loro quanto sia importante la scrittura, che è quello che ho fatto io con i miei figli, a volte avevo bisogno di dire delle cose molto importanti, l'ho fatto attraverso una fiaba o l'ho fatto semplicemente scrivendo loro una lettera perché sapevo che sarebbe rimasto nel tempo e l'anno scorso facendo il trasloco della, della nostra casa ho ritrovato Spiegazzati, magari, ma alcuni biglietti che ho scritto ai miei figli e devo dire che è stata per me un, eh. una grossa emozione. Benissimo. E finiamo quindi con una frase latina che Marta sa tradurre sicuramente: Verba volant è scripta, manent. Ed è bello che queste cose rimangano scritte e che poi i bambini che hanno usato queste cose, fa venire che poi da anziani le ritrovano e gioiranno di emozioni. Grazie alle due nostre ospiti.